Il principato fu ereditato dal figlio Francesco Marino, che nacque ad Avellino 3 mesi dopo la morte del padre ed ebbe come madrina di battesimo la regina Maria d'Ungheria, sorella del re di Spagna Filippo IV. Francesco Marino, che qui vediamo ritratto in età giovanile, ai titoli nobiliari dei suoi avi aggiunse la nomina di principe del Sacro Romano Impero, che gli fu conferita da Leopoldo I, imperatore di Germania. In quanto cancelliere del regno, ebbe anche l'investitura a presiedere il collegio dei dottori dell'Università di Napoli per conferire il diploma di laurea, come quelli rilasciati ad Antonio Figliola di Ariano, a Cesare Bosco di Montella, a Leonardo Picciocchi di Avellino, che oggi troviamo ancora ben conservati nella biblioteca provinciale. Ma durante il principato di Francesco Marino, nel 1656, alle violente devastazioni subite alcuni anni prima per mano dei rivoltosi inneggianti a Masaniello, si aggiunse un'incontenibile peste che, sviluppatasi a Napoli, come venne drammaticamente rappresentata in questo dipinto di Domenico Gargiulo, si propagò in tutta la Campania e soprattutto ad Avellino. Il contagio in città e nel feudo si diffuse a dismisura, con decine e decine di morti al giorno. Francesco Marino anticipò denaro per acquistare farmaci, chiamò tutti i medici delle zone limitrofe. Ma poiché i morti continuavano a crescere senza che nessuno li seppellisse, liberò i detenuti affinché provvedessero alla rimozione dei cadaveri dalle case e dalle strade e dessero loro una dignitosa sepoltura. La peste fu sconfitta dopo alcuni mesi, ma il prezzo pagato dagli avellinesi fu devastante. Dei 10.000 abitanti ne sopravvissero solo 2.500 ed oltretutto per il lungo periodo di chiusura di ogni varco per impedire a chiunque di uscire o entrare in città, quei pochi sopravvissuti si ritrovarono nella miseria e con le abitazioni fatiscenti e degradate, anche a causa delle devastazioni subite qualche anno prima dalle bande di facinorosi guidate dal capopopolo di San Severino, Paolo di Napoli. Il principe, che era scampato alla morte, si prodigò per dare agli avellinesi un'immediata speranza di vita e per attuare il suo proposito chiamò ad Avellino l'architetto Fanzago, al quale indicò che la ripresa dovesse avvenire a partire da questa piazza ed in particolare dal Palazzo della Dogana, che era ritenuto il simbolo della vitalità degli avellinesi, sul quale, per testimoniare il suo amore per la città e per i suoi abitanti, fece apporre questa lapide con una solenne promessa. Vetustate pene collapsam, anc cereris arte. Francesco Marino Caracciolo volle restaurare questa casa di cerere, quasi completamente crollata per vetustà, affinché, in caso di pestilenza, non si dovesse patire anche la fame. Il palazzo, come vediamo in questa foto d'epoca, adornato con pinnacoli, nicchie e statue di marmo, fu ricostruito e restaurato con un'imponente e maestosa facciata. La nuova dogana assunse con maggiore vigore e centralità il ruolo di borsa delle merci e degli scambi commerciali, anche grazie alla sua collocazione privilegiata, che dominava il crocevia di strade attraverso il quale dalla Puglia, dal Sannio e fin anche dal Molise transitavano i beni diretti alla capitale del regno. I prezzi dei cereali, che qui venivano stabiliti, furono considerati come indice per le contrattazioni del grano che si svolgevano anche nelle altre zone del regno, compreso Napoli. Gli avellinesi amarono e frequentarono oltre ogni limite questo palazzo, non solo per la rinascita e la sicurezza economica che esso rappresentava, ma anche per la possibilità di svolgere al suo interno funzioni religiose e cerimonie più prettamente di carattere sociale. Mentre per il notevole via vai di persone, la piazza antistante si presentava pressappoco come fu dipinta, verso la fine del 1800, dal pittore avellinese Giovanni Battista. Questa che vediamo è una statua proveniente dalla facciata della dogana, oggi esposta nel Museo Provinciale di Avellino, che ci mostra di quanta e quale bellezza Francesco Marino aveva voluto adornare quel palazzo, attraverso il quale,
confidava di fare rinascere la città. Nel 1665, mentre Avellino viveva un periodo di pieno fervore di rinascita e di ripresa economica, in Spagna moriva Filippo IV, a cui succedeva sul trono il figlio Carlo II d'Asburgo, di soli 4 anni. Francesco Marino, che aveva avuto come madrina di battesimo la regina Maria, zia di Carlo II, dimostrava la sua devozione alla casa regnante spagnola facendo erigere questo obelisco in onore del piccolo re. Sotto la spinta innovatrice ed il desiderio di apparire degni interpreti del potere periferico dell'impero spagnolo, poche decine di metri più giù della piazza della Dogana, nel 1668, a questa fontana, nata inizialmente per abbeveratoio e lavatoio, Francesco Marino volle dare un aspetto più dignitoso e monumentale. Incaricò ancora una volta l'architetto Fanzago, il quale ricostruì la fontana secondo i canoni architettonici dal gusto scenografico in voga in quegli anni. Nella nicchia centrale era stata collocata una statua, oggi dispersa, e che qui vediamo in una riproduzione fotografica che rappresentava l'eroe mitico Bellerofonte mentre in un immane sforzo sopprimeva la chimera. Francesco Marino, colpito da grave malattia contratta in Francia, morì a Napoli nel 1674, a soli 43 anni. La sua morte prematura produsse costernazione e avvilimento. Fu pianto per molti giorni da tutta la città e da tutti coloro a cui era giunta la fama del suo talento. Come i suoi antenati, fu sepolto qui, nella chiesa del Carmine, fatta erigere dal nonno Camillo 70 anni prima. Questa chiesa fu anche il luogo di culto più venerato dalla famiglia. Qui furono celebrati i maggiori avvenimenti ed investiture nobiliari dei Caracciolo. All'interno, sull'altare maggiore, questo basso rilievo ci mostra Marino II in una pomposa e ricca armatura da guerriero, in posizione adorante e sottomessa nei confronti della Madonna ed al cospetto di suo fratello Marzio, qui scolpito nelle vesti monacali di Fra Tommaso, vescovo di Cirene. In una nicchia laterale, Santa Teresa d'Avila, la santa spagnola che fu particolarmente adorata dai Caracciolo per le sue estasi e visioni mistiche e per l'impegno profuso a favore della riforma cattolica emersa dal Concilio di Trento.